a tutte. Allora, video dei top di settembre. Chiamiamolo top il video perché sono solamente prodotti promossi. O qualche mese ogni tanto ci sta. Allora, prima promosso del periodo, prendiamo questo. Questo è lo struccante della L'Oreal. Struccante occhi e labbra express, speciale per trucco waterproof a lunga durata. È un struccante bifasico davvero valido, 125 ml, l'ho trovato in promozione a Tigotà a 3 euro, se non sbaglio, 3 euro, sì. E l'ho provato perché è in promozione, infatti. Sì, è valido, strucca e strucca davvero anche il trucco waterproof, soprattutto il mascara waterproof, che è sempre il mio problema. Quindi davvero, a prezzo pieno no, ma ed è quando c'è in offerta davvero un valido prodotto, sicuramente promosso. Altro promosso. Restiamo questo qua. Questo è il solvente senza acetone della Essence. Essence Nail Art Nail Polish Remover Ultra. È un solvente per smalto per unghie, ok? E non ha acetone. Esatto, non volevo dire sciocchezze. È un 150 ml e sì, mi piace. Non mi ricordo quanto puzza. Non puzza neanche tantissimo. L'ho finito, ha fatto il suo lavoro, ha rimosso bene qualunque traccia di smalto, anche quelli colorati. Non ha seccato le unghie, cosa molto importante, perché alcuni davvero seccano tantissimo. Non ha irritato le cuticole e non ha seccato le unghie, quindi fa il suo lavoro ed per me è buonissimo. Quindi promosso. Altro promosso, questo è un grande promosso, il gel doccia edizione limitata del Livre Rocher e Blue Vegetal, questa è quella edizione estiva, è perfetto per l'estate perché è fresco, leggero, delicato, quindi davvero ottimo per le docce estive. Ve lo faccio vedere adesso in 100 ml perché ho visto che nei negozi c'è ancora, edizione limitata estiva, ma c'è ancora e costava 1,95 euro, quindi davvero un ottimo prodotto e ve lo consiglio sicuramente. Altro prodotto top, sono tutti top. Shampoo ultra dolce della Garnier e Oliva Mitica. Questo me lo hanno mandato, se non sbaglio, esatto. Dice per capelli inariditi, sensibilizzati, senza parabeni, nutre e non appesantisce. Sì, mi è piaciuto. È un po' che non provavo prodotti della Garnier perché è ultra dolce, soprattutto perché so che l'inci era abbastanza buono, ma avevo altri prodotti. E questo sì, mi è piaciuto, abbastanza delicato, pulisce bene, fa tanta schiuma, non ero più abituata a tutta quella schiuma degli shampoo da grande distribuzione, molta schiuma, quindi usatene poco. Lascia per capelli inariditi, sensibilizzati, ecco, questa cosa sapete che è forse con l'uso costante, magari abbinato al balsamo e alla maschera, però fa poco. Diciamo che non mi ha seccato troppo i capelli, li ha puliti bene, trovo che è un ottimo prodotto, anche perché credo che il negozio non abbia un prezzo troppo alto e poi oltretutto ha un bonifico, quindi sì, sicuramente. Questo qua è una di quelle nuove linee promosso. Ultimo promosso, ma senza lode, senza inganno, questo balsamo della Sunsilk. Questo è da Co-Creation con, vabbè, è il balsamo Shot Fluenti per capelli normali. Non so cosa dice. Dice qualcosa di più? Non lo so, Shot capelli normali. Ed è un balsamo. Antiossidanti. Va bene, ok, non dice niente e forse perché non fa niente. È un balsamo, l'unica cosa buona di questo balsamo è che la linea da Sunsilk non costa tanto e non ha troppe azioni, quindi per il prezzo che ha fa quello che deve fare, quindi non appesantisce i capelli, ok? L'inci fa un po' paura, ma non stiamo troppo a guardarci, è un balsamo da supermercato, però non appesantisce i capelli, questo è importante. E li riesco a pettinare dopo averli lavati, quindi per il prezzo che ha fa quello che deve fare. Questi erano i 5 top del mese di settembre. Fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti e come vi siete trovate. Se vi è piaciuto il mio video, se vi sono stata utile, mettete un like così ne posso fare degli altri. Se per non perdere i prossimi video e per essere aggiornati, iscrivetevi al mio canale. Al prossimo video!
Ciao!